deve essere la sala polifunzionale con accesso dall'esterno e facilità di accesso che doveva servire per tutta una serie di attività legate alla provincia, perché noi non abbiamo, avendo fatto la galleria, non abbiamo più una sala a piano terreno, ma anche al quartiere si era detto per fare tutta una serie di eventi. Ora qui c'è questo spazio che potrebbe diventare uno spazio museale, ma nulla toglie di poter farci qui sopra una serie di piccole infrastrutture che ci permettano di mantenere sotto l'aspetto museale e sopra comunque di utilizzarla sempre a sala per funzionare. Questa era un pochino l'idea, probabilmente me ne sono dimenticate qualcuno. Poi c'era anche un'altra proposta, altre due proposte. Un'altra di poter fare una serie di interventi attraverso, come è stato già fatto anche in Comune di Firenze, attraverso la pubblicità, però la pubblicità su questo immobile non rende, e quindi alla fine dovremmo mettere la pubblicità su delle cose molto visibili, e questa non è visibile, quindi l'interesse della pubblicità non c'è. Poi c'è un'altra proposta anche per un utilizzo per una serie di eventi che potevano essere legati a Pitti, però per ora questa è rimasta ferma, perché l'idea rispetto a un evento di Pitti poteva essere cercare di restaurare, perché è vicino alla fortezza a Basso.